Buongiorno, io sono Danilo. Buongiorno, io sono Lara. Io sono Danilo Straffi e lei è Lara Cassanelli. Siamo i fondatori di ArtechDesign. È un'azienda nata nel 97. Noi due siamo emiliani della terra dei motori e la nostra passione per l'aerografia ha fatto sì che ci siamo conosciuti, eravamo concorrenti. Io vengo dal settore dell'arte, ho fatto il liceo artistico, lui invece praticamente dalla carrozzeria, quindi verniciatura applicata alle auto moto. Crescendo negli anni abbiamo creato due aree e relativi edifici di lavoro e eseguiamo processi leggermente diversi tra loro. Qui siamo più concentrati sulla verniciatura, sulle grafiche e sulle livree delle macchine sportive. Invece nell'altro stabilimento abbiamo uno spazio dedicato principalmente, come diceva lui, alle aerografie e a oggettistica piccola, tutto quello che va all'interno di una vettura. Per i lavori che richiedono attenzione al dettaglio usiamo aerografi Iwata, per le superfici più ampie, per le livree, per i trasparenti invece utilizziamo le pistole a spruzzo Anest Iwata. I nostri clienti richiedono una qualità di prim'ordine e questi strumenti ci aiutano fortemente in tal senso. Facciamo anche ricerca e sviluppo, quindi cerchiamo nuove vernici, nuove formule, sempre ottimizzate con il centro stile Ducati, Lamborghini, per fare colori nuovi o dare nuovi effetti. I nostri clienti principali attualmente sono Lamborghini e Ducati e nella nostra storia abbiamo avuto la possibilità e l'onore di lavorare anche in Formula 1, in Ferrari. Dal 2003 al 2009 noi seguivamo tutta la realizzazione delle aerografie degli sponsor principali sulle vetture di Formula 1. Quindi i loghi Marlboro, Shell, Vodafone erano fatti tutti in aerografia e non in sticker applicati per una maggiore performance dell'aerodinamica. Ci sentiamo fortunati di essere nati in questo posto perché per fortuna abbiamo tutte le aziende d'elite in Italia. All'interno della cabina di verniciatura potete vedere una Lamborghini Super Trofeo Evo 2. La macchina verrà completata con una verniciatura bicolore, nero lucido e verde opaco. Quello che stiamo facendo adesso è fare la mascheratura per poter applicare il verde opaco. Per la base utilizzeremo la pistola a spruzzo Anest Iwata LS400 serie 2. Successivamente applicheremo due strati di trasparente opaco con la VS400 serie 2 clear.
Grazie per esserci venuti a trovare qui da ArtechDesign. È stato un vero piacere farvi vedere quello che facciamo qui. Arrivederci. Active with newest technology, Anest Iwata.